Allora, siamo giunti all'ultimo giorno di campagna elettorale per le comunali di Lavis. Naturalmente anche il gruppo del PDL si è attrezzato in grande stile e ha riunito nella propria sede storica alcuni dei personaggi più rappresentativi. Abbiamo qui vicino a noi il sindaco Cornelio Moser, è stato sindaco per 12 anni. Poi abbiamo l'assessore Bruno Frank. Abbiamo addirittura Mario Malossini, che è stato presidente della provincia di Trento. E poi è lì a bere un aperitivo, un drink, c'è anche Walter Viola, uno dei personaggi emergenti del PDL. Allora, intanto io vorrei chiedervi, perché votare proprio per il PDL? Cominciamo da Cornelio. Ma se crediamo in quello, votiamo lì, o no? Sì. Perché? Perché ci dà più fiducia di aver maggior libertà di esprimersi, nostri. E quello è importante. E il buon assessore Bruno Frank, perché votare proprio? Buonasera. Ma perché si è lavorato bene, questa giunta ha dimostrato di essere coesa, sono stati 6 anni di lavoro dove si è lavorato alacremente, senza litigi, senza strappi. Credo che il paese si sia accorto di quanto si è messo in pista e speriamo che ce ne renda merito. Mario, avvicinati un pochino. Allora, tu vieni dalla DC, perché hai scelto il PDL e non magari una forza del centro-sinistra? Perché credo che nel PDL stiano bene di casa tradizioni, appartenenze del passato, percorsi nostri culturali e politici diversi, ma che si richiamano a alcuni valori, quello della libertà, quello dell'uomo, della persona, quella della nostra capacità di essere per un disegno europeo e poi di questo declinare tutta una serie di impegni sul territorio che vengono in questo caso rappresentati proprio da tanti amici che sono all'interno di quelle liste, anche seppur civiche, che si propongono da una parte di continuare un'esperienza di governabilità dei nostri comuni, di buona amministrazione, o di proporsi come appunto alternativa, progetto alternativo per guidare le nostre amministrazioni comunali. La VIS è un esempio in questo e Bruno Frank, che ha parlato prima, che è all'interno della giunta, come Cornelio in consiglio comunale, insomma sono persone che hanno dato testimonianza di come si può bene amministrare. Ecco, e a chi fosse preoccupato per il fatto che a Trento c'è un'altra maggioranza, che cosa si può dire? Quali garanzie? Ma guarda, su questo credo che ci sono i cittadini poi, che sono dei giudici inappellabili e ovviamente l'auspicio è che ciò sia consapevolezza di tutti, di chi sta al governo provinciale, chi sta insomma negli enti superiori con i quali deve rapportarsi il comune, che bisogna essere disponibili al confronto, alla disponibilità, a prescindere da quello che è un colore politico di una maggioranza che guida il comune. Se quella è una maggioranza, vuol dire che ci sono stati dei cittadini che democraticamente l'hanno portata a quel posto. Vorrei concludere con un'ultima domanda, intanto abbiamo festeggiato, è caduto tutto. Siamo passati da Cornelio Moser come candidato e come valido presidente del Consiglio Comunale al sottoscritto che si candida per la prima volta col PDL. Ma si poteva cadere più in basso? No, anzi, adesso al di là della tua battuta dico anzi, perché per fortuna lungo la strada di questi impegni elettorali bisogna dire che c'è anche proprio la disponibilità di questo rinnovamento, di questo ricambio, di questo mettere insieme esperienze e novità, e la tua è
una che conosciamo di grande entusiasmo, quella di Cornelio. Io ho l'onore di conoscerla da lunga pezza, insomma. E quindi questo è un altro dato serio, bello, simpatico, interessante, quello di saper coniugare, insomma, passioni vecchie, se così posso dire senza che Cornelio si offenda, con passioni nuove, insomma. Oh, grazie, e un saluto naturalmente al Presidente del Consiglio Comunale. Come ultimi giorni. Beh, sei ancora... No, lo so, però io devo dirti una cosa però. Io sono soddisfatto di ciò che sono riuscito a fare, e quello è importante, sì, perché quando ritrovi nella tua prestazione alla comunità una soddisfazione a fare il lavoro, al di là che tutti non li accontenti, sì, puoi accontentarli tutti, c'è sempre chi, esatto, chi vuole qualcosa in più o che non le va bene quello che hai fatto. Però nella mia esperienza di questo lungo tempo, sì, no, dico, ho la soddisfazione di avere nella popolazione ancora chi ti rispetta, chi si ricorda delle cose che abbiamo fatto. Io sono uno di loro e ringrazio tutti voi che avete ascoltato pazientemente. Un affettuoso saluto da Alessandro Errigo. Ricordatevi, votare domenica 16 maggio dalle 7 del mattino alle 10 di sera è un diritto dovere. Spiegali anche come devono votare. Spieghiamo anche come si vota. Allora, voi dovete tracciare una X sul vostro candidato sindaco preferito, possibilmente Graziano Pellegrini. A questo punto potrete tracciare un'altra X su una delle liste collegate, vale a dire PDL, speriamo proprio questa, oppure Civica CDP o ancora PATT, Partito Autonomista Trentino. A questo punto potrete scegliere fino a due preferenze, che devono essere necessariamente di candidati che fanno riferimento a quella lista. Grazie a voi tutti per l'attenzione.